siamo a Bagnara, città del pesce spada. Ecco, come sta andando questa pesca del pesce spada? La pesca del pesce spada non c'è un grosso quantitativo, però diciamo limitato che si potrebbe, diciamo, in grosso modo vivere. Però purtroppo ci sono altre esigenze che portano, diciamo, a certe situazioni. Il caro gasolio. Il caro gasolio è arrivato a 1,50 euro, che non si è visto mai nella storia del mondo. Quindi i pescherecci, noi abbiamo motori di 400-500 cavalli e quindi non ce la facciamo ad andare avanti, perché se non si prende provvedimenti, lo Stato deve prendere provvedimenti, perché gran parte delle marinerie quindi sono fermi. Quindi un peschereccio che va a consumare 400-500 litri di carburante al giorno sicuramente non ce la fa ad andare a mare. Purtroppo siamo costretti ad andare, perché se non andiamo a mare, che cosa dobbiamo fare? Ma torniamo al pesce spada, che Bagnara, città, come dicevamo prima, del pesce spada. Perché è buono il pesce spada di Bagnara? Ecco. Il pesce spada di Bagnara è buono come tutte quante le altre marinerie. Non è che le altre marinerie il pesce spada non è buono. Il pesce spada è buono in tutte le marinerie d'Italia. Però si dice che questo dello stretto ha qualcosa in più. Questo dello stretto è più stretto, perché il mare qua è più caldo e quindi giustamente è un periodo più meglio, diciamo, come pesce spada. Però il pesce spada è tutto buono. Ecco, oggi come viene pescato questo pesce spada? Viene pescato con le foluche e con il palangaro. Viene pescato il pesce spada, perché una volta si prendevano con le reti. Adesso le reti sono state proibite, quindi diciamo, perché il palangaro crea altri problemi, perché c'è l'esca, carburante e company. La foluca si prendeva una volta sempre con la fiocina e tutt'oggi ancora si prende anche con la fiocina. Li vediamo qui sullo stretto? Sì, li vediamo qui. Finora hanno preso qui una coppia di pesce spada, una coppia, sarebbe un maschio e una femmina, e l'hanno preso qua a 50 metri dalla spiaggia di Marinella. Ecco, lei che è un pescatore, questa stagione, ci sono le stagioni piene, le stagioni... Certo, questa certo. È una stagione buona per voi? Certo, questa è una stagione, diciamo, che un pochettino, diciamo, a confronto di altre stagioni, un pochettino meglio. Solo che però arriviamo sempre là. Il pesce spada c'è, però mancano le attrezzature per poterle prendere.